Rassegna stampa di oggi, 20 giugno 2018, cari amici. Questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Esami di maturità 2018, le tracce della prima prova, analisi del testo, Bassani e le persecuzioni razziali, poi temi su Aldo Moro, Costituzione e Alda Merini. Prova d'italiano per oltre 500.000 studenti. Per la tipologia A, il MIUR sceglie un brano sulle persecuzioni razziali del Giardino dei Finzi Contini dello scrittore. I saggi dal dibattito bioetico sulla clonazione alla solitudine, dalla propaganda all'uguaglianza nella carta. Papa dice: i populisti creano la psicosi sull'immigrazione, paura non impedisca di accogliere il prossimo. Il pontefice, in un'intervista esclusiva all'agenzia Reuters, critica l'amministrazione Trump dopo la rilevazione degli audio shock dei bambini messicani separati dalle famiglie, e sulla vicenda dell'Aquarius dice: credo che non si debba respingere la gente che arriva, si devono ricevere, aiutare, sistemare, accompagnare e poi vedere dove metterli, ma in tutta Europa. Stadio della Roma, Bonafede sentito dai PM prima degli arresti per chiarire la nomina di Lanzalone. Alfonso Bonafede è stato convocato in procura per parlare delle cose che Matteo Renzi vorrebbe chiedergli al Senato. Qualche giorno prima che Lanzalone finisse ai domiciliari con l'accusa di essere stato corrotto dal costruttore Luca Parnasi, ben prima che l'ex premier invocasse l'audizione del ministro in Parlamento per spiegare i suoi rapporti con l'avvocato targato Movimento 5 Stelle, Bonafede è stato ascoltato in gran segreto. Fisco, Salvini dice chiudere le cartelle sotto i 100.000 euro. Tria dice aziende penalizzate da evasione, corruzione e criminalità. Il vicepremier dice liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi. Il ministro dell'economia però parla di sfida da affrontare nel segno della continuità con le politiche adottate nel passato, e tra i fattori sfavorevoli per le imprese elenca non solo i tempi lunghi della giustizia e la pressione fiscale, ma soprattutto la concorrenza sleale di chi non rispetta la legge. Fisco, scoperti 1.000 grandi evasori, sottratti 2,3 miliardi allo Stato, irregolare il 40% degli appalti. I dati riguardano il periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 maggio 2018. Scoperti anche 12.824 evasori totali che hanno evaso 5,8 miliardi di IVA e contestati quasi 23.000 reati fiscali. 60% dei quali, 67% dei quali riguardano emissioni di fatture false, dichiarazioni fraudolente e occultamento di documenti contabili. 30.818 sono invece i lavoratori in nero impiegati da 6.361 datori di lavoro. E Salvini mi parla di chiudere le cartelle sotto i 100.000 euro. Incominciamo a guardare questi dati, onorevole Salvini. Se lei è un onorevole, incominciamo a guardare, sia veramente, faccia veramente quello che bisogna fare per questo nostro paese. Glielo dice Rosario Moreno di Radio Saiuz, RST Saiuz. Cari amici, con questo è tutto, vi do appuntamento, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.